La criminalità organizzata alza il tiro e con un episodio inquietante lancia messaggi di sfida allo Stato. Una pesantissima azione intimidatoria ha colpito un magistrato impegnato in prima linea nella lotta alla mafia, Salvatore Vella, in servizio alla procura di Sciacca e delegato della direzione distrettuale antimafia. Venerdì sera a Bivona, nell'aula magna del liceo classico Luigi Pirandello, alla fine di una tavola rotonda dove il tema era legalità e lotta alla mafia, qualcuno, approfittando dell'assenza momentanea del pubblico ministero dal tavolo dei relatori, ha inserito all'interno dell'agenda privata del magistrato un foglio di carta contenente minacce di morte. Un'azione compiuta davanti a molte persone, ma nessuno pare si sarebbe accorto di quanto accaduto. Sul foglietto tre lettere significative che facevano riferimento ad un'eventuale esplosione dell'auto blu utilizzata da Vella. La minaccia si è consumata sotto gli occhi di Bartolomeo Romano, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, relatore insieme al magistrato del convegno. Salvatore Vella, già sottoposto a misure di protezione, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e ai colleghi magistrati. Attraverso alcune fotografie e il racconto dei presenti, gli inquirenti stanno cercando di risalire al responsabile.